Ciao! Oggi ti parlerò di Pillola rossa o loggia nera, scritto da Paolo Riberi, un bellissimo saggio che analizza i contenuti gnostici presenti nel cinema e nelle serie TV. Ma allora, qui siamo da Aretusa, la libreria esoterica più antica d'Italia, una libreria che da oltre 70 anni si occupa di fare cultura e di aiutare gli studiosi a trovare il pane per i loro denti. Ma veniamo al libro. Allora, Paolo Riberi ha scritto già una serie di libri sull'agnosi e sull'ognosticismo, di cui anche uno con il sottoscritto che uscirà nei prossimi mesi con Mimesis. E questo qui è un libro veramente interessante che travalica i confini di una libreria specializzata come la nostra e riesce ad arrivare al cuore e alla mente di tantissime persone anche meno che hanno uno studio alle spalle meno approfondito. Perché dico questo? Allora, questo libro parte da una serie di film e di serie TV, da cui il titolo, appunto, Pillola Rossa, sta ovviamente per Matrix, dove la scelta di Neo tra la pillola rossa o la pillola blu, e Loggia Nera sta per Twin Peaks, la serie di David Lynch celeberrima e meravigliosa. E va a ricercare all'interno di questi film e di queste serie TV, a cui a Matrix e a Twin Peaks affianca anche, non so, Westworld, Erased, Donnie Darko, The Truman Show, Noah, tutta quanta una serie di film, una panoramica, una carrellata di film e di serie TV veramente interessanti, e va a ricercare all'interno di questi i contenuti gnostici, contenuti esoterici tipici della gnosi. Per fare questo, giustamente, appunto, perché questo libro non si rivolge ad un pubblico specializzato, l'ottimo Paolo Riberi ha fatto una carrellata iniziale di quelli che sono i principi classici del pensiero gnostico, o meglio, dei pensieri gnostici. Quindi abbiamo nel libro una prima parte in cui spiega quali sono i punti cardine del pensiero, o meglio, dei pensieri gnostici, e poi va a cercare in questi film se siano presenti una grossa quantità di questi principi, andando a trovare tutta quanta una serie di elementi che danno conforto a questa sua ipotesi di partenza. Veramente un bel libro che sarà poi approfondito per chi volesse farlo in un corso dedicato, tenuto proprio da Paolo Riberi, presente in Aretusa Academy, che partirà il 7 di aprile e che si preannuncia veramente, veramente eccezionale, anche perché Paolo ha continuato il suo studio e ha trovato delle altre serie TV, tipo DOA, e degli altri film che hanno quelle caratteristiche che Paolo cercava già quando ha scritto questo libro qui. Quindi, Pillola rossa o loggia nera di Paolo Riberi è un libro, ma è anche, possiamo dire, un manuale per chi volesse poi frequentare il corso sui contenuti gnostici ed esoterici presenti nel cinema tenuto da Paolo Riberi per Aretusa Academy, quella scuola che abbiamo creato qui in libreria ormai qualche mese fa e che ha avuto veramente un grosso riscontro, una grossa risposta da parte del pubblico. Grazie per averci seguito fino qui. Ti invito, vi invito ad iscrivervi alla pagina dove state vedendo questo video, che può essere su YouTube, su Instagram o su Facebook. Se non hai messo like, se non segui la pagina, basta cliccare sopra o sotto per poterlo fare, e in modo tale da poter ricevere periodicamente gli aggiornamenti delle cose che ci inventiamo. Pillola rossa o loggia nera di Paolo Riberi. Grazie mille!